Sono emozionata a tornare dopo così tanto tempo! Anche se la torre è andata distrutta, questo posto rimane stupendo. Grazie, professor Avalon, di aver accettato di accompagnarci. È un piacere e un'occasione per incontrare gli insegnanti di Fonterossa. Voi andate, io devo fermarmi qua, purtroppo. Ma come? Non rimane con noi? No, ho un appuntamento qui con il professor Codatorta. Bloom, posso affidarti le altre ragazze in mia assenza? Certo, può contare su di me. Adoro le studentesse responsabili. Adoro le studentesse responsabili. Guarda chi si rivede. Ma che strane, forse sono quelle che penso. Già, i guai, le streghe di Torre Nuova. Già, la lista degli invitati. Ah? Oh. Pensi che combineranno guai o avranno imparato la lezione? Non so, ma senza le Trix non mi fanno paura. Icy, sei sicura che entrare di soppiatto con le streghe sia una buona idea? Tranquilla, se qualcuno dovesse notarci sarà troppo spaventata per fare qualcosa. Sono delle nullità come streghe. Dobbiamo prendere il frammento del codice. Certo, non è difficile. Approfittiamo della confusione per setacciare questo posto. Allora, Flora, ascoltami, questa è la tua occasione. O la va o la spacca. Non voglio sentir parlare di alberi, fiorellini e mucillagini varie. Guarda tutti i ragazzi che passano e cerca un principe per te. Ehi, ecco i ragazzi. Benvenuti a Fonterossa, incantevoli signorine. Mi inchino alla bellezza. Ma come parli? Sembra quasi che tu abbia preso lezioni da Tune. Stella, la buona educazione del principe Sky va ricambiata con un complimento, non con una scortesia. Scusate il ritardo, spero non vi siate annoiate troppo. Oh, assolutamente no, ci sono tanti bei specialisti che ci salutano. Ciao, Stella. E con questo sono 26. Io invece sono già arrivato a 12 streghe più 17 fate, per un totale di 29. Sei un po' indietro, ciccina. La parata sta per iniziare, l'arena è distante. No, la cerimonia si svolge all'interno, il raduno è lì. Ma chi è venuta questa brillante idea? Una volta che posso far risplendere la mia bellezza al sole. Tranquilla, Stella, tu sei sempre splendente. Su, tesoro, andiamo. Bloom, domattina cosa fai? Da noi non ci sono lezioni, io pensavo... Che cosa? Pensavo di andare a fare un giro a cavallo. Sono d'accordo. Allora, giudicato. No, aspetta, nel pomeriggio c'è una lezione importante del professor Avalon. Beh, la mattina sei libera, allora. Ma prima devo mettermi sotto a studiare, voglio fare un figurone, devo essere la prima del corso! Che strano, non ti sapevo così interessata allo studio. Ora che ci penso, devo dire al professor Avalon dove stiamo andando. Ma... Andate, vi raggiungo là! Bloom, aspettami! È questo? Penso di sì, gli alloggi privati dei professori una volta erano qui. È il posto giusto per iniziare a cercare. Non vedo l'ora di scoprire la sorpresa che ci avete preparato. Manca veramente poco. Siamo. È incredibile lo spazio che c'è qui all'interno. Ehi, guarda quello. Chi è? È carino. Non mi ricordo. Quello lì seduto è il nipote di Saladin. Allora deve essere uno specialista bravissimo. Per questo sei geloso, ciccino? Ma di chi? Di lui. Quello è un pacifista rigoroso. Non gli piace combattere. A dire il vero, credo che voglia lasciare la scuola, se non l'ha già fatto. Tu ora ce lo presenti? Ciao, Elia. Vorrei presentarti le celebrità di Alfea. Le Winx con le loro pizze. John, eccoci qui. Mi presento. Io sono Stella. Tu sei un artista. Che bello! È un vero onore, madame. Ma perché disegni su carta? Sono molto più comode le tavolozze grafiche. Hai fino a 50 mega di memoria, controllo cromatico digitale, tutti i livelli che vuoi, canali alfa, testurizzazioni, morph target, e poi pensa a quante riproduzioni potresti fare. Mi fai vedere? Sì, carini. Io però sono un soggetto molto ma più veramente... Che bravo! Hai trovato l'essenzialità del tratto e la felce che c'è nella carta lo valorizza lasciando un'eleganza raffinata. Sei la prima ad aver notato la felce nell'impasto della carta. Lei è Flora, la fata dei fiori. Piacere. Stai pensando anche tu a quello che sto pensando io? Avalon è venuto da questa parte. Ragazze, scusate! Per me è nella torre, anche se sembra abbandonata. Scusate, ragazze, siete qui da molto? Per caso avete visto passare un professore di Alfea alto e bello? No, solo insegnanti bassi e brutti. Ah, vabbè,
bene, grazie! Dite che ci ha riconosciuto. Restiamo nascoste, non si sa mai. Che strane ragazze. Dove ti eri cacciata, Bloom? Stavo cercando il professor Avalon, ma non sono riuscita a trovarlo. Dove è finito, Sky? Non lo vedo. I ragazzi sono andati a prepararsi. Amici e amiche della dimensione magica, benvenuti. Siete tutti radunati dopo tanto tempo non per piangere la distruzione di Fonte Rossa, ma per ricordare e ripristinare i fasti storici della nostra scuola, perché la scuola di Fonte Rossa è come lo spirito degli specialisti, invincibile! È giunto il momento di rinnovare il prestigio di Fonte Rossa, perché tutto rimanga com'è! Bisogna che tutto cambi e si trasformi! Che sta succedendo? Sta crollando! No! Cosa potrebbe essere andato storto? Calmi e godetevi lo spettacolo! Uno spettacolo! Fonte Rossa ha dato spettacoli migliori! Finale abbia inizio. Ma per farti divertire prima ti devono far prendere un colpo. Cosa state facendo qui? Non dovevate setacciare il castello? Veramente la trasformazione di Fonte Rossa ci ha bloccate. Andate immediatamente alla fortezza. Manderò il Grocktrot e voi continuate la ricerca. Cos'è, un altro mostro d'ombra? Non è solo un mostro d'ombra, è il mio animaletto. Mi sono proprio divertita. È stato uno spettacolo grandioso. La nuova Fonte Rossa è bellissima. Finora è stata una giornata stupenda e non è ancora finita, vero ragazzi? Ehi, venite a vedere, stanno iniziando gli uno contro uno. Musa e Aisha dove sono? Sono andate a prendere da bere, chi inizia? Sky e Riven, sono davvero carichi. Andiamo ragazze! Andate avanti, sto battendo Digit 2 stringhe a 3. Battere? Non credo proprio. Hai presente quando fa da-da-da-da-da e poi entra la solo di chitarra? Io trovo che sia un delirio. Sì, è proprio quello che stavo provando. La, la, la. Quando senti la musica che scorre dentro di te... Ah! Olè! Musa, chi è? Ma che strano, quel volto mi è molto familiare. È di Torre Nuvola. Ma quella... è Darcy! Oh, accidenti! Darcy! Sono sicura che è lei! Andiamo! Ho vinto! Mi devi un coprocessore! Perfino Pip quando dorme è un avversario migliore di te! Si può vincere anche senza infierire, sai? In questo caso era la soluzione più logica. Non hai scritto la tua stringa di programma abbastanza in fretta. Vediamo se il nostro software funziona. Ah!
fantastico, perché l'hai interrotto? Game over, Tecna, dobbiamo raggiungere subito gli altri. È andata da questa parte! Eccola! L'abbiamo presa! Oh, Tecna! Ma che state facendo? Tecna, qualcuno è appena passato di corsa. Negativo. I sensori non registrano altre presenze. Stavamo inseguendo Darcy. Sei sicura che fosse lei? E perché una Trix dovrebbe venire da sola qui in mezzo a tutte noi che le siamo nemiche? Effettivamente, magari era una sosia, però è scappata quando l'abbiamo chiamata. Se veramente si tratta di lei, la rivedremo. Hai ragione, cerchiamo di evitare i falsi allarmi. Andiamo a divertirci all'arena, ma teniamo gli occhi aperti. Verbok, ho un compito speciale per te. Svegliati, Gragtrot, dentro di lui. Levati! Al limite del regolamento, l'importante è che non sia un gas tossico. Ma che cos'era quella robaccia verde? Direi fumo soporifero. Ha vinto Sky! Così dice il regolamento. Eh sì, se cadi perdi. Dammi la mano. Non ho bisogno del tuo aiuto. Deve essere facile essere un principe. Hai i migliori insegnanti per tutta la vita. Se non mi fossi allenato duramente non ti avrei mai battuto. Ma... Sky è stato di una bravura impressionante! Ha battuto i trucchi di Riven! E adesso c'è l'incontro di Brenda! Cerca di stare attento, Brandon. Il tuo avversario è uno specialista anziano. Sfrutterà la sua esperienza. Mi chiedo che tattica userà il piccoletto. Attaccalo con salti dall'alto. Potrai colpirlo facilmente perché rimarrà abbagliato dal sole. Magnifico, il sole è andato via. Ma come? Oggi è sereno. Adesso tocca a noi! Magic Wings! Siamo noi le Wings, fonte di energia, con la magia rideremo le fantasie. Nuove fasi, siamo Wings! Ci è mancato un pelo! Ragazzi, potete andare! Ci occupiamo noi di questo! Così schifosi! Specialisti, unitevi alle vostre squadre, evacuate la zona! Anche noi abbiamo da fare! È un mostro! Sbrighiamoci! Adoro i diversivi! Via questa robaccia! Quel codice sarà mio! Andiamo! Neanch'io ho avuto successo. Dobbiamo distrarlo mentre i ragazzi procedono ad evacuare tutti. Vorrei tanto che il professor Avalon fosse qui. Forza, rifugiatevi di sotto. Ehi, Timmy. Sì? C'è una vetrata in frantumi. Qualcuno è entrato a Fonte Rossa. Oh, no! Potrebbero essere le Trix. Devo informare immediatamente Coda Torta. Un altro allarme? Cosa? Le Trix sono qui? Che faccio? Vado a cercarle? Ho un presentimento, Coda Torta. Potrebbero cercare quella cosa e non mi stupirei se quel mostro fosse un diversivo. È vero che le Trix sono diventate più potenti di un tempo e il nostro codice segreto è in pericolo. Dobbiamo andare entrambi a proteggerlo e porteremo con noi le guardie anziane. Intanto qui lascio il comando a Sky. Spero solo che riesca a cavarsi. Voi dall'alto e io dal basso, che ne dite?
attenta! Flora! Che facciamo? È nei guai! Non possiamo aiutare! Che cosa è successo? Cos'è che trattiene quel mostro? Legato alla sua coda, combatte la propria forza. Ma chi è stato? Guardate lassù! Elia, come può uno che si è ritirato fare una cosa simile? Pare che prima di lasciare il corso fosse il miglior studente di coda torta. Flora, come stai? È tutto a posto? Sta bene, Elia. Ma sì, impazzito! L'ho liberato! Sei un genio, Elia! Perché non ci scagli addosso un altro mostro? Sembrava tutto troppo facile! Probabilmente quel guanto non aveva abbastanza potere per reggere a lungo, spero! Non deve essergli piaciuto molto! Riesco a capire come combatterlo. Quel mostro resiste alla magia e nemmeno le pixie possono essere di grande aiuto. Beh, qual è il piano? Usiamo il sistema di Elia. Blocchiamo il mostro con tante corde. Dai, saliamo sui draghi. Dovremo agire tutti insieme, colpendolo nei punti giusti. Finché non trovo il modo di batterti, il nostro capo sarai tu, caro principe. Va bene, dopo di lei, leale avversario. Cerchiamo di attirare la sua attenzione. Tecna, riesci a posizionare gli altri? Specialisti, sparpagliatevi in un raggio di 20 metri. Avanti! Corde! Non riusciremo a bloccarlo a lungo. Saladin, non dovremmo mandare qualcuno a caccia delle Trix? No, saranno loro a venire qui per cercare il codice. Hai ragione, i ragazzi se la caveranno bene col mostro. Siamo stati noi i loro insegnanti. Andate, braccia della terra! Ecco, ho trovato il suo punto debole. È sotto la gola. Bene! Sky, ora! Attenti! Timmy! Sto bene! Nessuno può raggiungere la camera nascosta senza passare di qui. Ai vostri posti, dobbiamo proteggerla ad ogni costo. Maledetti, sono in troppi, ma torneremo. Bloom, volevo farvi i miei più sinceri complimenti per la splendida vittoria di oggi. Ce la siamo cavata bene, professor Avalon. Ah, se solo avessi potuto aiutarvi. Purtroppo ero stato allontanato insieme agli altri professori. Ah, non c'è alcun problema. L'importante è che lei sia salva. Lo sapevo. È questo che è più importante per lei. Dispiace, mio signore, ma non siamo riusciti a raggiungere il luogo segreto tutte assieme. È logico, incapaci, avete perso troppo tempo. Ma lasciamo che pensino di aver vinto, così si rilasseranno. Ora che conosciamo il nascondiglio, possiamo colpirli quando meno se lo aspettano. Il codice sarà mio.